parliamo di calcio. Siamo in collegamento con Pablo Mangiaracina Lopez, portiere del Treviso Football Club. Innanzitutto Pablo, ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi per avermi invitato. Grazie a te naturalmente. Allora, per prima cosa, come sono andate le trattative che ti hanno portato a diventare un nuovo giocatore biancoceleste? In altre parole, che cosa ti ha convinto ad accettare la proposta appunto del Treviso? Allora, innanzitutto le trattative sono cominciate all'inizio mercato, appena si è aperto il mercato e il direttore si è subito interessato di me, questo voglio ringraziare per la fiducia che ha avuto in me. E successivamente ho scelto Treviso, per la piazza, che è una piazza molto importante e che ha una storia importante, è la società Treviso. E poi anche penso che sia l'ambiente giusto per crescere sia come persona e sia come giocatore. Quindi ho scelto Treviso appunto penso che sia una società perfetta per la mia crescita. Tra l'altro, il direttore generale Attilio Gementi ha detto di te che sei un giocatore già pronto e maturo che ha le capacità per giocare in una piazza come Treviso. E come commenti le parole, queste parole di stima da parte del direttore generale? Innanzitutto lo ringrazio perché, come ho detto prima, ha avuto fiducia in me dal primo minuto. E lo ringrazio per le parole che ha detto su di me e cercherò di metterle in atto queste parole e con la fiducia che mi ha dato sul campo giocando e ogni allenamento impegnandomi al massimo per ripagare la fiducia che mi ha dato. Provieni dal Padova, precisamente dalla Primavera del Padova, anche se hai giocato anche in prima squadra, o meglio, ti sei allenato anche in prima squadra. Ecco, ti chiedo da che ambiente provieni, com'era concepito e giocato il calcio a Padova? Allora, io da quando ho 16 anni sono stato aggregato con la prima squadra. Quest'ultimo anno sono sempre stato con loro ad allenamento e poi il sabato scendevo con la primavera a giocare. E invece l'anno prima, vuol dire 2 anni fa, ero piccolo, però lo stesso sono stato molto tempo con la prima squadra e soprattutto mi ha fatto crescere. Essere convocato già da subito con la prima squadra, capendo le dinamiche che ci sono dentro, e mi ha fatto crescere molto essere in prima squadra questi 2 anni perché confrontarsi con gente adulta e con l'esperienza che molti avevano di loro mi ha aiutato fin dal primo momento. E anche ringrazio tutti i miei compagni che mi hanno sempre aiutato dal primo giorno con consigli, come migliorare e facendo integrare dentro lo spogliatoio. Parlando invece del tuo percorso sportivo in generale, come hai cominciato e soprattutto sei sempre stato portiere o hai giocato anche in altri ruoli? La mia storia è un po' particolare perché ho sempre giocato da portiere dal primo allenamento, da quando avevo 4 anni. Ho cominciato a giocare a calcio guardando il Mondiale della Spagna nel 2010, in cui ha vinto la Spagna. Perché sono molto legato alla nazionale spagnola anche per mia madre e guardando il portiere della Spagna, Iker Casillas, ho cominciato a giocare a calcio grazie a lui e sono sempre stato portiere, quindi il mio percorso è stato sempre lo stesso ruolo e ormai sono da quando ho 4 anni che gioco a calcio, sempre portiere, quindi so com'è il ruolo. E questo mi aiuta nelle situazioni in campo perché ormai sono abituato, ho visto solo un ruolo, so giocare solo in quel ruolo e ormai sono abituato a giocare in quel modo. Quindi se magari un giorno giocassi un altro ruolo non ce la farei perché conosco solo quel ruolo e basta. Facendo un passo indietro e parlando della Spagna, visto che hai detto che appunto sei molto legato, sicuramente non ci riesce difficile capire per chi avrai tifato alla finale dei campionati europei. Io sicuramente ho sempre tifato Spagna fin da piccolo, quindi se c'è Spagna-Italia come partita io tifo sempre Spagna, anche se sono anche legato all'Italia alla fine, sono sempre cresciuto qua, mio padre è italiano e tutto. Però per me la Spagna è sempre speciale, perché come ho detto prima ho cominciato a giocare grazie alla Spagna e credo di essere molto legato al paese spagnolo e tutto.
E per quanto riguarda il ruolo del portiere, tu ce ne hai parlato diffusamente, ma quali sono secondo te le caratteristiche principali che deve avere appunto chi sta in porta? Perché c'è il luogo comune in base al quale i più scarsi vanno in porta. Noi non siamo assolutamente d'accordo. Tu che cosa dici per sfatare questo falso mito? Secondo me, come molti dicono, portieri ci si nasce perché alla fine non tutti hanno la capacità e la voglia di giocare in porta, perché quando si è piccoli sempre si pensa al ruolo del portiere come un ruolo diverso rispetto a un giocatore di campo come un attaccante o un centrocampista. Infatti, secondo me, è un ruolo molto particolare che completamente diverso dagli altri ruoli e poi anche da come ci si deve comportare durante la partita. Il ruolo del portiere è completamente diverso perché bisogna avere una concentrazione sempre al massimo e non avere mai paura di sbagliare, perché se per esempio un portiere fa un errore, il 90% è gol. Se magari un centrocampista fa un errore, quasi nessuno lo vede e non succede niente. Quindi soprattutto è un fatto di responsabilità, di concentrazione che il portiere deve avere. E non tutti sono in grado di avere quella parte dentro una partita del giocatore di campo. Quindi il portiere è un ruolo completamente diverso, secondo me. Chiaro. E per quanto riguarda i tuoi obiettivi di squadra e personali, quali sono? Allora, i miei obiettivi di squadra sono arrivare all'obiettivo, cioè arrivare alla promozione in Serie C. Il mio obiettivo personale è ripagare la fiducia che mi ha dato il direttore e aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo. E poi come obiettivo personale mio è riuscire a essere uno dei portieri più completi del campionato grazie alla crescita di quest'anno. Ultima cosa, ma non per questo meno importante, che messaggio, che saluto vuoi dare finora alla piazza biancoceleste? Io voglio ringraziarli, come ho detto prima, anche al direttore con società per avermi accolto, e voglio dare il messaggio che io ci sarò sempre, sempre concentrato al massimo, mi cercherò di allenare sempre al massimo, con l'impegno sempre costante, e da parte mia ci sarà sempre il massimo impegno. Chiarissimo. E dunque per averci parlato di sé e dei suoi obiettivi e non solo, ringraziamo di cuore Pablo Mangiarassina Lopez per essere stato con noi. Grazie.